Iniziano ufficialmente le mie 24 ore in pesca. I permessi li ho fatti, non voglio perdere un minuto davanti alla camera, quindi vado a lanciare i miei inneschi e a pasturare i miei spot. Vado! È passato veramente pochissimo tempo dopo che ho finito di lanciare tutte le canne. Onestamente non ci speravo neanche io, perché con l'esperienza che ho avuto negli anni scorsi non sono state così rapide le partenze. Non sembra un pesce di mole, perché dalle testate sembra abbastanza rapido, quindi questo al 90% vuol dire che non è grande, e mi sa che mi toccherà uscire in barca perché ha preso il segnalino. Come avevo previsto nel mio pre-sessione, le due canne nel mio approccio veloce hanno reso subito. Cosa significa approccio veloce? Significa indicativamente pallina più piccola. Nelle altre due invece ho usato degli inneschi molto più voluminosi, sperando in una cattura di un pesce di taglia. Nel combattimento di questa bellissima regina ho fatto un po' di confusione, cioè ho calato il mio segnalino un po' troppo vicino ai miei inneschi e sono dovuto uscire in barca a sgrovigliare tutto, ma l'importante è averla portata a guadino. Non mi sarei mai aspettato un inizio così, quindi al top! Ho rimesso il segnalino nel posto giusto, quindi dovrebbe essere fuori da ogni incaglio. Ho rilanciato la canna subito e ...24 ore per una sessione di carp fishing sono veramente poche, e per poter portare a casa il risultato con queste tempistiche bisogna partire da casa con le idee molto chiare. Come vi dicevo prima, io ho voluto dividere sia la postazione che il modo di entrare in pesca delle mie canne. Ho diviso la postazione in due, con due canne a destra, due canne a sinistra, e con due tecniche di pesca differenti. Cioè, entriamo nel fulcro della mia pescata. Su quelle di destra ho voluto utilizzare due inneschi, diciamo, reattivi, alla ricerca della carpa che è di passaggio. Questo significa che può sia essere una big che può essere una carpetta da 2 kg, però l'importante è far suonare gli avvisatori. E in quelle due di sinistra ho utilizzato
diciamo, due inneschi per la ricerca della carpa d'Italia. È ovvio, in 24 ore sarà difficile pretendere di prendere una carpa d'Italia, però avendo già le due canne di destra impostate su una pesca reattiva, e infatti hanno risposto praticamente subito dopo quando siamo arrivati, mi posso permettere di lasciare giù due canne che ci metteranno più tempo ad entrare in pesca, ma magari mi regaleranno la soddisfazione della pescata. Oltre ai gusti che ho prescelto per le canne dalla ricerca della Big Empire e per le canne veloci Spice, ho voluto anche creare degli inneschi molto diversi da loro. Per le due canne alla ricerca ho voluto utilizzare uno spinner rig con una pop-up, ed è quella che avete visto prima. E per la seconda canna una bilanciata di 16 mm su un semplicissimo blowout rig. Questi due inneschi, oltre ad essere molto più piccoli e più ingannevoli, ho voluto innescare la pallina Spice e utilizzare soprattutto il suo bite spray. Questo perché? Perché non dovendo fare lanci molto lunghi e difficili, posso fare su le canne ogni 2-3 ore e dare sempre più potenza alla mia pallina per poter attrarre sempre di più le carpe. Cioè, potrei anche fare dei sacchettini o pasturarci con lo spomb, ma preferisco bagnarle con il suo bite spray, perché sicuramente se una carpa passasse lì in zona si allamerebbe senza andare a mangiare prima la mia pastura. Discorso invece proprio al contrario per le due canne alla ricerca della carpa d'Italia, dove sono andato a fare un omino di neve 25-20, tutto ovviamente Empire, e una bilanciata del 25. Queste due canne, a confronto delle altre due, se non partiranno, le lascerò in pesca fino a quando non finiranno queste 24 ore. La prima partenza mi ha veramente spiazzato, perché non ci credevo neanche quando ho sentito l'avvisatore suonare, sia per il discorso catture che per il discorso di aver centrato la mia partenza di pesca. La stagione è al top, però purtroppo il tempo è veramente instabile, quindi sarà veramente difficile capire il pesce come si comporterà in questa mini sessione. L'unica cosa che ovviamente mi rimane è aspettare, ricambiare gli inneschi, ripasturare, e che Dio ce la mandi grossa. Are they coming too soon? Caught between red and the green and you. I'm stuck in the blue. You value how I'm feeling. How do you have so much time? Searching for a reason for why you'd love a cheap design. Il calo delle temperature veramente drastico mi ha fatto temere un po' per la situazione, perché dopo la prima cattura non ho più visto nulla. Invece fortunatamente è partita una delle due canne, diciamo, con gli inneschi un po' più grandi del solito. Una gran bella carpa questa, non è sicuramente over, ma ci va vicino. Wow, eccolo il primo pesce catturato con le canne di sinistra. Diciamo che volevo cercare la taglia, e con questo pesce siamo andati anche oltre. Wow, che spettacolo!
Per la mia esperienza nel lago, avere una cattura di notte è veramente una cosa fuori dal normale. Non avevo quasi mai catturato durante la notte e a questo giro ce l'ho fatta. Ed eccola un'altra partenza. Dopo poco si vede che la pasturazione sta iniziando a dare i suoi frutti. Oh. Che pesce, mi tremano le gambe. Wow. Sono alcuni anni che provo a coronare il sogno di prendere una grossa regina del lago e finalmente ce l'ho fatta. Non, onestamente non ho tante parole per poter descrivere un'emozione del genere, ma finalmente ce l'ho fatta. Esattamente come avevo progettato, più che altro sperato. Le due canne di sinistra erano dedicate alla pesca e alla ricerca della cattura del pesce d'Italia. E questo è avvenuto. È il top. Come sugli inneschi, ho voluto usare una strategia diversa dalle mie solite di pasturazione. Sulle due canne di destra, che dovrebbero essere quelle veloci, ho voluto pasturarci sopra con le Big Baiting Fast Solution, una quantità di circa 5 kg, e con loro ho voluto buttare 2 kg di Top Boilers. E invece sulle altre due canne di sinistra, diciamo quelle alla ricerca del pesce d'Italia, ho voluto usare le Big Baiting 5 kg di quantità e su quelle due canne lì ho voluto usare circa 3 kg di Top Boilers. Questo perché? Perché questa boilers è una boilers più completa e sicuramente più duratura nel tempo che le Big Baiting. E ovviamente non spostando tanto l'innesco e non pasturandoci sopra per niente durante la giornata, volevo essere sicuro che stanotte le boilers fossero nel mio spot. E questa strategia, dopo le prime ore notturne, ha regalato subito. Ho fatto quella carpa sui 15 kg e già lì ero veramente contentissimo e è un pesce straordinario. Poi, dopo poche ore, è partita la regina che avete visto, un pesce veramente, veramente incredibile.
sicuramente è il pesce più grande che ho catturato in questo lago nelle mie sessioni di pesca. Come vi avevo già detto, sto usando Spice e Empire. Sicuramente due linee perfette per questo periodo, perché il pesce adesso sta, diciamo, inglobando cibo per prepararsi a questo inverno rigido e quindi li sazierà, ma ne vorranno sempre di più. Ho appena finito di ripasturare, mancano pochissime ore alla fine della mia sessione, vado a rilanciare i miei inneschi e chissà che il lago non mi regali qualcos'altro prima del fischio finale. Purtroppo la mia sessione da 24 ore è finita. Come ben sappiamo, per questa disciplina una giornata di tempo è veramente poco, ma a sto giro ho sbancato. In totale ho fatto 3 pesci, ne ho persa una e ci sta, però il lago mi ha veramente donato 2 perle. Un pesce sui 15 kg, un acquoio spettacolare e l'ultimo pesce è stata l'over 25, è una regina mastodontica e soprattutto sono riuscito a superare il mio record del lago, che era fermo sui 21-22 kg, quindi è stata una soddisfazione immensa riuscire a portare davanti alla fotocamera questo pesce. L'arbitro ha fischiato la fine, faccio sulle canne, chiudo il materassino e il guadino e vado verso casa.